Buona serata, cari amici. Bene, come vi avevo promesso, questo è poi un ultimo video. Tra un pochino parliamo degli internazionali di Roma, finalmente, seppur posticipati come tutte le cose a causa di questo Covid. Domani partiranno ufficialmente le sfide. Ora si sta giocando l'ultimo match di qualificazione, ma Cecchinato, ho visto che anche lui è rientrato nel quadro. Allora, gli orari ovviamente quali sono tutti in progressione man mano che si iniziano con i vari cambi e che poi si librano e va boh. Bagnis contro Imer. Poi c'è Fochina contro Mudé, Zumur contro Coria o Ciori, insomma. Koepfer contro Kukushima, Kovalik contro Cecchinato, speriamo in bene, Martin contro Martinez, Musetti contro Zeppieri, derby italiano. Per quanto riguarda al femminile, al femminile avremo Anderson contro Umbert, Cilic contro Bublik, Cioric contro Garin, Dimitrov contro Maggiar, Ivans contro Urcax, Fritz contro Travaglia, Kachanov contro Rud, Krajinovic contro Auger Alassim, Nishikori contro Ramos, Nishok contro Kecma. No, Kecmanovic per contro Sinner, Peja contro Shapovalov, no, Shapovalov, Raonic contro Mannarino, Sonego contro Basilashvili. Quindi sto vedendo anche questo è maschile. Al femminile avremo Anisimova contro Vekic, Azarenka contro Venus Williams, Buzkova, Tomjanovic, Giorgi contro Jastremska, Enski contro Mertens, Jabeur, Goff, Kontaveit, Garcia, Linette, Ostapenko, Muguruza, Stephens, Pavlyuchenkova, Zhang, Pera contro Kuznetsova, Putintseva, Peterson, Rybakina, Aleksandrova, Sevastova, Paolini, Sinakova, Kerber, poi Strikova contro Kudermetova. Bene, quindi questo è il quadro dei singolari. Forse le prime sfide che vi ho citato magari sono ancora di qualificazione o magari vengono. Non mi ricordo tanto bene, forse nell'internazionale d'Italia ci sono due tabelloni diversi. Ricordo inoltre che l'internazionale d'Italia 2020 è possibile guardarli tramite Sky, su Sky Sport 1 e Sky Sport Arena, questo tutto a partire da domani. E credo poi anche qualche sfida femminile insieme a qualche doppio in più, ovviamente poi. Vabbè, per i maschili tutte le sfide, le finali, entrambe sia maschile che femminile, in singolare e in doppio. Quindi noi ci vediamo tra un po' per parlare di Serie B femminile di calcio che si è iniziata quest'oggi. Quindi restate qui sintonizzati. Noi ci vediamo tra pochissimo. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao!